Altro giro, altra puntata insieme al nostro architetto Riccardo Ciorli. Oggi non siamo a Spasso, ma stiamo nuotando. Lo chiederemo direttamente a lui, perché ci troviamo, grazie al supporto del gruppo Ormeggiatori del Porto di Livorno, che ringraziamo per questa uscita in barca. Riccardo, ci troviamo? Nel cuore della Livorno antica. Salve, ringrazio anch'io gli ormeggiatori che sono qui e ho riscontrato anche buon preparati sulla storia di Livorno, che non è facile. E vi parlo forse di qualcosa che già conoscete. Vedete, dietro di me si vede il bastione della Fortezza Vecchia, in particolare quello dell'Ampolletta, così chiamato perché vi era l'ampolla che segnava i tempi di controllo della Fortezza Vecchia. Ma quello che è curioso, vediamo sul fondo lo scalo dei fascetti, così chiamato perché in antico, e lì c'erano dei fasci di piante colorate che ha lasciato poi il nome alla zona. Dietro questo scalo, trasformato da Bettarini, si trova il ponte di Santa Trinità. Io non so perché tutti conoscono senza l'accento, ma è legata alla Santissima Trinità. E c'è il canale Navicelli, cioè il fosso della Venezia, altro che l'imbocco del canale Navicelli che portava fino a Pisa. Perciò siamo nel cuore del Pamiglione, la zona più antica della Livorno portuale. E quello che vediamo in questo momento è l'accesso che è stato fatto nel 1600 per permettere alla figlia dei Medici di poter andare in Francia, e di cui partì qui da Livorno. Siamo nel 1600 ed la contessa aveva 13 anni, andò in sposa ad il re di Francia e divenne regina di Francia. Portò in Francia finalmente l'uso della forchetta, che non sapevano nemmeno cos'era. Partì da questo molo qui. Successivamente questo molo ha avuto un'altra storia, perché qui venivano messe, e si vede ancora le orme dei pali, venivano messi gli impiccati perché coloro che entravano nel porto di Livorno avessero già l'impressione che coloro che avrebbero sconfinato sulle leggi del porto franco, caput, erano appesi qui. C'è ancora un'incisione in comune che la riporta e si vede la veduta. Quello che vediamo qui è quello che resta del molo della Torre Quadra, che si trovava al tempo medievale a chiusura del porto, perché il porto di Livorno a quell'epoca finiva qui. Questo molo qui è un molo antichissimo, le sue strutture originarie sono del 1400 e confinava con il Pamiglione. Noi dalla parte opposta vediamo il fronte del porto fatto negli anni 60, con il Palazzo dei Portuali, il Palazzo dell'Inps ed è quello che è cosiddetto Granducale, che riporta, seppur molto rimaneggiato, le mura così come si presentavano una volta. Mentre ancora più in giù vediamo la statua a Ferdinando I, io non la chiamerò raramente le Quattro Mori perché è stato eletto per Ferdinando I dei Medici, e subito dopo, dove c'è il giornale, c'era l'ingresso della porta a mare di Livorno. Dove c'è la Polizia di Stato c'erano ancora all'epoca la Sanità Marittima, e poi dove si trovano quei palazzi che continuano fino al Palazzo Squilloni in fondo erano tutte le mura di Livorno. Davanti a noi abbiamo il ponte Vittorio Emanuele, stato costruito successivamente al ponte che c'era prima, fatto dai francesi, che permetteva il passaggio delle barche, ma facevano una curva troppo ripida e c'era chiamato il ponte dei Sospiri. Ora vediamo dalla parte opposta. Dalla parte opposta, Riccardo, tra la caserma Tullio Santini e quello che era il palazzo della Dogana, c'è un vuoto. In quel vuoto c'era l'ospedale militare. Era l'ospedale militare, e lo sai una cosa? Fu finanziato dalla comunità ebraica per la comunità di Livorno. Qui abbiamo invece la caserma Santini, che è stato il magazzino dei sali, dei tabacchi, cioè il punto più importante, e poi anche in parte magazzini dell'olio. E continuando nel nostro cammino, lasciando la zona dell'arsenale, perché noi oggi abbiamo un'idea completamente diversa, perché al di là di quel ponte non c'era l'acqua. L'acqua l'ha fatta Catena Navale Giorlando, l'ha fatto l'Orlando, e qui stiamo vedendo, ecco qui c'è l'ingresso di quello che era, che oggi è Vigili del Fuoco, di quello che era il magazzino dei tabacchi.
ed è un pochino più in giù, dove c'è proprio i vigili del fuoco e la capitaneria, c'era la sanità. Questo era il punto molto triste della città, perché a quel punto lì, ora la vedremo i resti, c'era il luogo dove si decideva il destino di molti viaggiatori che scendevano dalle navi che erano dall'altra parte, attraversavano la porta della sanità che vedremo ora, prendevano qui i barconi che poi l'avrebbero accompagnati al lazzeretto con un campanellino di avviso. Molti di questi sono tornati, diversi non sono tornati perché dal lazzeretto appestati non potevano tornare. Perciò questo era l'approdo dei morti degli appestati. La porta della sanità, il luogo da dove passavano le persone considerate malate su una nave che batteva bandiera degli appestati, qui c'era la porta e arrivavano da questa parte, qui attraverso il canale dell'epoca, e nel 600 e nel 700 le portavano al lazzaretto di San Jacopo perché dovevano stare in quarantena. Un'altra cosa importante, qui c'era la catena che chiudeva la città, che chiudeva il porto. Ci fermiamo qua, la prossima settimana sempre insieme al nostro architetto Riccardo Giorli vi racconteremo la parte della Darsena Nuova e tutto quello che incontreremo cammin facendo.